Siamo in compagnia con l'assessora al welfare del comune di Manfredonia, l'avvocato Grazia Pennella, con la quale parleremo di una situazione che si è verificata in questi giorni a Manfredonia. Precisamente ieri, una nostra concittadina, Mimma Tommaiuolo, è stata sfrattata, sfratto esecutivo, intervento della forza pubblica, quindi deve uscire dalla propria abitazione ed attualmente si è accampata proprio in piazza Barolincessa a Manfredonia, con una tenda e con i propri oggetti, quindi un po' di vestiti, rinchiusi all'interno di una valigia. Ecco, abbiamo sentito Mimma nel pomeriggio e sentiamo in replica, ovviamente, l'assessora per sentire invece cosa ha da dirci l'assessore in relazione a questa situazione. Grazie. Allora, ho visto anch'io l'intervista della signora. È una situazione ben nota al servizio sociale da anni, credo quindi da anni la signora è seguita dal servizio sociale e da ultimo è stata, diciamo, accolta dal servizio sociale per la problematica relativa allo sfratto. Posso dire chiaramente, fermo restando tutte le questioni che io non posso in questo momento spiegare per ragioni evidentemente di privacy, che il servizio sociale la segue in maniera attenta e con, diciamo, con grande apprensione, offrendo delle soluzioni. E, diciamo, è stata quindi invitata anche stamattina in ufficio per poter capire quali sono le soluzioni da percorrere, le strade quindi da percorrere e diciamo vi è comunque comprensibilmente, diciamo, una sorta di ostilità da parte della signora. Capisco bene la difficoltà che sta vivendo, però quello che devo mettere in evidenza è che il comune è vicino alla signora perché le ha offerto delle soluzioni e io spero che la signora possa valutarle con attenzione e accoglierle per poter, diciamo, fronteggiare questa situazione di emergenza. Allo stesso tempo colgo l'occasione per fare un appello anche ai proprietari di casa di Manfredonia, qualora vi fosse un proprietario disponibile a dare in locazione l'immobile alla signora, prego di, diciamo, di rendersi disponibile, di venire comunque al servizio sociale, rappresentando anche che la signora comunque ha fatto una domanda per il contributo fitto casa e con molta probabilità a seguito dell'istruttoria verrà ammessa a questo contributo che prevederà comunque un'erogazione di 300 euro per 18 mesi. Quindi invito qualsiasi proprietario che abbia a disposizione anche un monolocale a venire da noi e diciamo, a comprendere quale può essere la strada da seguire per far sì che Mima possa avere un alloggio. Quindi, ecco, rappresento solamente che il servizio sociale ha seguito e segue con estrema attenzione la situazione della signora Mimma, come di tante altre famiglie che si trovano purtroppo, diciamo, colpite dal problema dell'emergenza abitativa. Grazie. Grazie. Grazie.